Padre, posso parlarle? Certo. Mi chiamo Caterina. Lavoro nell'organizzazione, mi occupo dell'accoglienza. Anche se non sembra, siamo in tanti a lavorare qui. Di cosa voleva parlarmi? Penso che lei sia in pericolo, padre. Lei sa delle cose che non dovrebbe sapere. È il privilegio della confessione. Lo so. Il servo non sa ciò che fa il padrone, perché il padrone gli dice soltanto l'azione e non lo scopo. Per questo egli vi si assoggetta e spesso pecca contro il fine. Ma Gesù Cristo ci ha detto il fine. E voi... voi distruggete questo fine. È un pensiero di Pascal, mi lusinga che lei conosca i miei libri. Li ammiro molto. Ma so anche che qualcuno li considera poco ortodossi. L'ortodossia mi è del tutto indifferente. Io sto dalla parte della pietà. È l'unico fronte per cui valga la pena di combattere. Adesso Caterina, se non altro da dirmi io andrei. Mi ha fatto davvero molto piacere parlare con lei. E con tutti voi. Nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non ha il coraggio di essere cattivo. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Lei è l'unico che può disturbare i loro piani. Evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui. Penso che lei sia in pericolo, padre. Vorrei che lei mi confessasse. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobò, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità. Ciao!